Siamo con Massimiliano Pani e Marco Cervella, volti sicuramente noti del collezionismo e dell'antiquariato. Un ruolo è tuo, un po' discusso da ex falsario, tu invece critico d'arte, insomma. Io sono un esperto, ma solamente in quanto appassionato. Lui invece è un competente vero, in quanto il suo ruolo di ex falsario l'ha portato a studiare molto, per cioè, riuscire a rifare delle cose, lui si è veramente preparato e quindi qui da noi è l'esperto competente. Lui noto sul grande schermo, io noto nelle foto segnaletiche. È sempre comunque un modo per essere conosciuti. Una trasmissione nella versione estiva che ha avuto davvero un grande successo, a tal punto da essere riproposta anche in un formato natalizio. Questa puntata nella fattispecie andrà in onda il 1 gennaio alle ore 14 su Rai 1. Innanzitutto, vi aspettavate questo grande successo? Noi siamo contenti, sai, il collezionismo, il mercato antiquario, la passione per gli oggetti che raccontano una storia è una cosa molto italiana, cioè gli italiani sono grandi collezionisti di tutto, dalla cosa futile, dall'oggettino piccolo fino a cose anche molto importanti. E quindi noi raccontiamo questo, facciamo un viaggio insieme su Auto d'Epoca, arriviamo nei bei centri storici d'Italia e lì vediamo dal mercato antiquario a anche il collezionista, c'è un po' d'arte, c'è un po' di cibo, insomma è un viaggio, è come se tu facessi una domenica una passeggiata per un mercatino antiquario e ti fermassi a guardare dei begli oggetti. Sì, questo clima diciamo molto amichevole che riuscite a trasmettere molto bene dallo schermo effettivamente poi è stato premiato anche dagli ascolti che sono stati davvero positivi, oltre alla competenza che come dicevamo prima insomma non è assolutamente di secondo ordine e probabilmente anche qui a Martina Franca avete trovato qualche pezzo che ha destato la vostra attenzione. Guarda, stiamo facendo questo angolo di mercato che non è quello natalizio, è quello antiquario, dove ci sono delle cose veramente belle e poi io ho il vantaggio di avere Cerbero che è l'esperto che ci dà anche informazioni, curiosità, ci svela piccoli trucchi sugli oggetti antichi e forse è una caratteristica della trasmissione, una figura che c'è solo in Italia da stimare, adesso Natale da stimare. Assolutamente. L'accoglienza qui a Martina Franca e più in generale in Valle d'Itria, come l'avete trovata? Guarda, un posto magico, bellissimo anche l'inverno e siamo felici di esserci. È stato davvero un piacere ospitarvi e davvero in bocca al lupo per il proseguo del vostro lavoro e delle vostre puntate. Credo, grazie.